Ritorniamo sui mercati emergenti dopo il video pippone di mercoledì. In questo caso volevo parlare di un ETF. Era da tanto che non facevo un video dedicato agli ETF in particolare, ve ne voglio portare uno che possa fare gola a noi investitori da dividendo e che possa anche portarci ad avere una diversificazione sui mercati emergenti. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio, io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale se vuoi acquistare trovi il link qua sotto in descrizione. Vogliamo parlare di ETF di mercati emergenti e di dividendi? Troppa carne al fuoco? No, perché tutto questo è in linea di massima concentrato in un unico ETF che ha pure una gestione della bassa volatilità. Un sogno per chi come me cerca diversificazione, dividendi e scarsa volatilità. Ti parlo subito di questo ETF ricordando che questi non sono consigli finanziari, ma sono considerazioni a scopo didattico che riguardano il mio profilo di investimento, il mio profilo di rischio e per cui non sono consigli finanziari, né tantomeno un consiglio ad investire in questo strumento. L'ETF di cui voglio parlarti oggi è l'Invesco FTSE Emerging Market High Dividend Low Volatility col ticker EMHD. Ti lascio comunque ISIN e ticker nella descrizione del video e nel commento pinnato appunto di questo video. L'Invesco FTSE Emerging Market High Dividend Low Volatility punta a replicare le performance dell'indice FTSE Emerging High Dividend Low Volatility, che è appunto l'indice di riferimento al netto delle commissioni. Questo fondo distribuisce dividendi su base trimestrale, per cui 4 volte l'anno. L'indice in questione misura la performance delle 100 azioni ad alto rendimento meno volatili dell'indice FTSE Emerging, che al contempo soddisfino anche i requisiti di diversificazione, volatilità e negoziabilità. Tutti i componenti di questo indice FTSE Emerging sono classificati in ordine decrescente sulla base dei dividendi degli ultimi 12 mesi. Per fare ciò vengono selezionate le migliori 150 azioni e tra queste le 100 società con il più basso livello di volatilità vengono selezionate per formare il benchmark. Il fondo punta ad aggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli dell'indice con il rispettivo peso. Il fondo si punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo, come ben sapete, viene definito replica fisica completa. A livello geografico di diversificazione, le due grosse posizioni maggiori sono la Cina con un 30,5% e il Brasile con un 24,3%. Gli altri paesi con una posizione piuttosto ampia sono India, Taiwan, Sudafrica, Cile, ma poi ci sono tutti gli altri. Dal punto di vista settoriale abbiamo invece un finanziario che occupa poco più del 22,3% e i materials con il 13,5% abbondante, l'immobiliare con un 12,4% e gli utilizzi al 10,5% abbondante. Altre posizioni piuttosto importanti includono anche energetico, consumer staples e così via. Il fatto interessante di questo ETF è che le posizioni non sono solo aziende vere e proprie, ma ci sono anche degli ETF, per cui una componente di controllo della volatilità maggiore, almeno a mio parere. Fondo da circa 140 milioni di euro di asset under management con un TER dello 0,49%. Dalla data della sua creazione, il maggio 2016, questo ETF non ha fornito rendimenti positivi, anzi, una leggera performance negativa del meno 2,5%. Questo però escludendo i dividendi. Tenendo invece in considerazione tutti i dividendi erogati, il CAGR, annualizzato, si attesta attorno al 5,5% positivo. È in pratica un ETF solo per il flusso di cassa, a mio parere. Essendo su alcuni minimi, il dividendo al momento è attorno all'8,9% ed essendo domiciliato in Irlanda, questo viene tassato al 26%. Delle componenti, la posizione più corposa è una shares, un ETF sul mercato indiano che occupa l'8,5%, ma tutte le altre posizioni sono attorno e comunque al di sotto del 3%. In totale comunque le prime 10 posizioni occupano circa un 28% del totale dell'intero asset, per cui un ETF è ampiamente diversificato. Ci investirei? Non so, il dividendo fa gola e ci si può comunque andare a posizionare su alcuni mercati emergenti. La bassa volatilità andrebbe ad impattare poco, a mio parere, sui rendimenti del mio portafoglio, in quanto comunque non sarebbe una posizione particolarmente grande, ma sicuramente andrebbe ad impattare sul capital gain. Ci devo pensare. E tu invece come la vedi? Dammi una tua opinione sotto nei commenti, fammi sapere se conoscevi questo ETF e se lo avevi già in watchlist o se lo hai già nel tuo portafoglio. Come lo consideri? Rischioso, inutile oppure una strategia da non perdere? Spero sinceramente di avere un tuo feedback qui sotto e di poter avere da parte tua un contributo per fare crescere la community. Cerchiamo come sempre di aiutarci a vicenda, scambiandoci tanti commenti o opinioni. Aiutiamoci a crescere sempre e comunque. Come sempre ti chiedo per favore di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo su questo canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta che dirti arrivederci e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!